Thank you.
Infatti risale un po' di anni fa, infatti veramente era parecchio, cioè, pensavo di fare un'altra cosa, poi scaldandomi mi è venuto in mente questo così. Intanto perché è un pezzo che già nasce con dei block chords. Allora l'obiettivo chiaramente è quello di cercare di sintetizzare molto. Sul basso è inutile a volte prendere tanti voicing, se si riesce a fare una sintesi funziona anche alcune volte senza basso, cioè si gioca quasi di minimalismo, diciamo. Poi nel corso del tempo ho sviluppato ancora un po' di più su altri tipo altri brani questo concetto, cioè non metti la tonica praticamente. Sì, anche devo mettere la tonica, intanto perché anche sul pianoforte, ad esempio, se chi suona un po' il piano può sapere, cioè io parlo spesso delle decime. Cioè il discorso di prendere gli accordi così, no? Ecco, quando prendo questo, un re minore sol settima, mettiamo, con la decima, il sol è quasi più un fastidio che una cosa utile. Ecco, non c'è bisogno, c'è già. Benissimo senza la tonica. Quindi diciamo, in alcuni casi, nel caso di questo brano, ho le corde a vuoto che mi aiutano parecchio, quel pezzo in sol. Qua non c'ho tonica, per cui sono costretto un po' a fare il gioco di prestigio, perché voglio far sentire questo sì. Siete accesi? Poi dov'è? Diciamo che in questo caso potevo farlo perché ho sia l'accordo sia i bassi sempre che riesco a far seguire. Però la cosa in realtà un po' difficile era fare l'intro. Questo deve essere molto forte. Qua ci sono la settima, la bemolle settima, undicesima diesis. Diciamo, si gioca molto col fatto che è veloce e quindi non si perde tanto, diciamo, dell'effetto. Thank you.
si difende. Qua deve essere così. Questo è molto difficile. Dove non si può armonizzare, che c'è la melodia sul tema, ottava. Cioè, va benissimo. Purtroppo non ho i tasti, sarebbe fatto più giù che è meglio. Devo farlo così, però. Intro qua, cioè questa parte qui già si fa bene ed è difficile farla bene un po', prima non l'ho fatto, la sto facendo meglio adesso in realtà, credo che prima, perché è importante molto importante il gioco degli accenti, quindi vabbè, poi per esempio, ecco, sempre parlando di pezzi da solo, ad esempio vabbè, su altre cose posso aver, forse è più importante il groove, diciamo, in effetti del pezzo. In questo caso qui, vabbè, non c'è l'età, perché un pezzo di block chords, cioè ti devi affidare un po' al time, magari alla speranza che ti senta un piede che si batte e che ti dà una mano. Invece su altre cose, probabilmente su altri brani, io cerco di fare proprio di non perdere mai il basso. Per groove intendo appunto quello, cioè non perdere la parte di basso. Ad esempio, se faccio, avevo arrangiato sì un pezzo di, non mi ricordo, Michael Jackson. Lo devi guardare, questo qui si chiama I Can't Stop. I Can't Stop Loving You. Questa parte qua, se io non faccio il basso bene, il re è importante, se io faccio, vedo la differenza? Se avevo fatto presente sempre il re, purtroppo ho fatto anche un pezzo di Steve Wonder che si chiama, thank you.
Cioè di non perdere mai di vista di fare solamente da solo, un po' di basso, un po' di accordi, cioè di cercare un po' la sintesi. Ma te la giochi con gli armonici? Cioè quando usarli, quando non usarli, come usarli? Sì, vabbè. Tendenzialmente io in questo periodo cioè, tendo a non usarli. Perché ecco, in un contesto come questo non c'entrerebbero, anche se lo usate in effetti, solo in un punto lo usate per fare un fa diesis settima, perché non avevo scelta per fare. Però gli armonici è un altro discorso, ecco, se uso gli armonici allora faccio proprio un pezzo, cioè in cui c'è proprio l'armonico come protagonista, capito? Tipo. Porte d'Astrese. Sì, vabbè, quelli là sono veramente pezzi, parlo di pezzi magari originali. Tutta questa parte qua, per thank you.
mi piace cercare di giocare un po' col riff, poi armonici, poi magari il tema non faccio. Penso che fare troppo con gli armonici comunque non si può fare poi tantissimo, capito? Si va Passores purtroppo ha fatto l'impossibile con gli armonici. E quindi perché a parte portare il 3 di 3 se è bello anche. Qui dobbiamo iniziare l'armonica. In ogni cosa li chiama anche, l'unico modo è cercare una strada un po' alternativa a quella di Giacomo, diciamo. Quelli sono gli accordi che sono su prendere con gli armonici. Fa molto bene studiarsi, eh. Io ne ho aggiunto qualcuno usando lo split diciamo degli armonici, tipo. Trasportando gli armonici in un semitono, cioè prendendo l'armonico. Diciamo a volte esce la settima non la diesis invece della, cioè questo qui è il mio nuovo esempio, non la diesis che tutti quanti penso conoscono, tutti quanti vedono. Si può fare chiaramente il re volendo. Primo armonico, poi si schiaccia e si porta indietro, chiaramente il più veloce possibile che se lo finisce l'armonico. Ci sono questo.